Ben ritrovati e come promesso ecco un ospite del Turing che accogliamo con grande piacere, è Antonio Lodigiani, console di Mantova. Ormai ci siamo abituati alla vostra presenza, ma ci ricordi ancora una volta che cosa significa essere console del Turing? Essere console del Turing vuol dire rappresentare il Touring Club italiano nel proprio territorio di competenza, che in genere coincide con la città o la provincia, e rappresentare il Touring a livello istituzionale, nel contesto delle istituzioni, dei comuni, delle province, e anche organizzare per i soci del Touring Club italiano delle attività locali alla scoperta e alla conoscenza del territorio che abbiamo noi consoli. Perfetto, tra l'altro abbiamo visto apparire il logo del Turing e ci piace ricordare che proprio oggi e fino al 18 marzo ci sarà una mostra nella sede del Turing, che è un palazzo molto bello in Corso Corso Italia. Italia, a Milano, e questa mostra è dedicata a Bob Nord, cioè colui che ha rinnovato il logo del Turing negli anni 70. Turing, che ricordiamo, nasce nel 1800. 1894, 94, per cui col nome di davvero Touring Club Ciclistico Italiano, perché la italiano. ruota che vediamo poi ci riconduce al discorso della E allora io bicicletta. approfitto proprio di questa sua suggestione per mandare questa prima clip che ci ricorda la nascita del Turing e come il Turing abbia fatto davvero un'opera meritoria di mappatura proprio della nostra Italia, della nostra penisola. Penisola, è certo. Il Touring Club italiano, anzi, il Touring Club ciclistico italiano. Era il 1894 e quanta strada percorsa fino ad oggi cavalcando sentieri, strade, autostrade dell'Europa e del mondo intero. Nel 1897 il Touring dà vita alla segnaletica stradale italiana e nel 1902 pubblica Attraverso l'Italia, primo grande album di fotografie del paesaggio italiano. Nel 1913 costituisce il Comitato per la difesa del paesaggio e dei monumenti italici e nel periodo dal 1906 al 1914 pubblica la prima carta d'Italia turistica e stradale, dando vita a una revisione toponomastica del paese. Nel 1927 pubblica il primo grande atlante internazionale, ancora oggi insuperato per numero di località riportate, ben 450.000. Insomma, è interessante questo Molto, sì. spunto perché ci fa capire come il Turing ci ha portato proprio, ci ha guidato attraverso il nostro Certo. paese e fin dagli inizi si è posto proprio questo problema, Di quello far che voi conoscere dite, l'Italia agli quello italiani. che è il vostro motto e che Esatto. lo è in particolare in quest'anno in cui ricorrono i 150 anni dall'unità d'Italia. Ma veniamo, noi abbiamo parlato di penisola e non a caso, perché noi abbiamo visto delle immagini bellissime della nostra Italia ed è proprio questa la chiave di lettura della Penisola del Tesoro, che è un'iniziativa che ormai si ripete da qualche anno Sì. e che è nata nel 99-2000, lei mi 99-2000, diceva. sì. È nata da un'idea dell'allora consigliere del Touring Club italiano, dottor Paolucci, che oggi è il sovrintendente alle Gallerie Vaticane, e l'idea era quella di portare i soci touring, di organizzare per loro delle visite guidate in posti sconosciuti, in posti piccoli, in posti trascurati, non per quello meno importanti e non contenitori importanti di opere d'arte, per cui i piccoli borghi, piccoli musei, le piccole località diventavano soggetto di ricerca da parte del Touring Club italiano. E quindi sono oltre 10 anni che questa Penisola Sono del oltre Tesoro si 10 anni, ripete sì. con delle tappe, ogni. Venivano chiamate le tappe della Penisola del Tesoro, ne sono organizzate in genere 10-12 all'anno, allora adesso qualcuna di meno, ma praticamente in questi 10 anni sono state fatte circa 150 tappe, muovendo circa 100.000 soci alla scoperta della nostra Italia meno conosciuta. Ecco, perché proprio diciamo, la differenza tra le visite che voi fate spessissimo, molto spesso, ogni mese portate i vostri soci, amici e simpatizzanti alla scoperta del vostro territorio, qui l'invito invece è anche a chi non è di quel territorio venire Certo, a sì. scoprire
le bellezze, sì, in queste tappe che vengono, sono delle perle che voi... Sono delle perle nascoste, esatto, chiamiamole, che vengono rivalutate. E in questa operazione vengono coinvolti anche i comuni, le locali, le proprietà di questi piccoli musei. A volte sono anche località non conosciuti, ma anche musei privati, palazzi chiusi, che difficilmente visitabili. Certo. E questo è importante perché porta a conoscere questo tessuto di capolavori d'arte che abbiamo in Italia, che sotto il nome di museo diffuso praticamente è il nostro patrimonio nazionale. Museo diffuso di cui avete il copyright, mi pare. Sì, adesso ne parlano tutti, il museo diffuso, museo diffuso. Effettivamente noi siamo una nazione che ogni 10, 15, 20 chilometri ha un capolavoro, che sia una chiesa, che sia un palazzo, che sia un campanile, che sia un museo piccolo, però c'è qualcosa da vedere. E l'importante è che con queste tappe della penisola lanciate sul Qui Touring, sulla nostra rivista istituzionale, questa comunicazione viene lanciata a tutti i soci del Touring. Per cui certo, a queste, manifestazioni non partecipano i soci copertina, come i miei soci mantovani, certo, partecipano tutti i soci, per cui a queste tappe arrivano gente da tutta Italia. Vedete, questo è il Qui Touring, è la rivista che arriva a tutti i soci e qui appunto... In questo mese di marzo sono proprio in calendario le due tappe più vicine. Certo. E la prima è a Torino il 27 marzo e poi c'è subito la vostra, quella del 3 aprile. Esatto. E adesso ci deve raccontare dove porterete questi cercatori di tesori. Certo, quando la direzione generale ci ha dato la dritta di cercare dei contenitori per delle tappe collegate al discorso dell'Unità d'Italia, io ho proposto l'idea di visitare Castiglione delle Stiviere, perché a Castiglione delle Stiviere c'è il Museo Internazionale della Croce Rossa. Sappiamo che la Croce Rossa è nata a seguito delle battaglie di Solferino e San Martino, da una grande idea di Henri Dunant, che trovandosi a Castiglione perché voleva parlare con Napoleone per i suoi affari commerciali con l'Africa, che poi non riuscì a parlare con Napoleone, però si trovò travolto da questa situazione storica che stava avvenendo. Era il 24 giugno, certo, del 1859. Esatto. Torniamo un attimo, sì, a quei giorni terribili, perché appunto, esatto, è stata una delle battaglie più sanguinose, certamente la più sanguinosa, sì, per la nostra indipendenza e per l'unità, quella di Solferino e San Martino, che poi era un territorio estremamente vasto. Per sì, cui... perché la battaglia non è stata in un posto unico, sono state tante piccole battaglie, scaramucce che si sono svolte da San Martino, Solferino, Guidizzolo, Medole, un po' tutto il territorio che orbitava intorno un po' a Castiglione delle Stiviere, che allora era non la cittadina di adesso, perché è una cittadina importante, ma era comunque il borgo più importante della... E lì cosa accade? E lì accade che alla sera del 24, cessate le ostilità di questa immane battaglia, tutti i feriti, i moribondi che aveva causato questo scontro tra italiani e piemontesi contro gli austriaci, furono portati, rientrarono a Castiglione e lì la popolazione si... inizialmente solo le donne, c'è un bel monumento a Castiglione che rappresenta la donna, la donna che per prime, le donne hanno subito aiutato questi moribondi. Senza guardare migliaia, divise, se sì, fossero... perché per la prima volta si offrì assistenza a tutti gli eserciti, quelli sia ai tedeschi che agli italiani che ai francesi, senza di parte. Mentre allora l'assistenza veniva fatta, ogni esercito assisteva i suoi, che poi i medici che c'erano assistevano gli ufficiali, ma non certo la truppa. Sì, diciamo che l'idea è proprio nata su quel campo. Certo, su le donne hanno cominciato ad assistere tutti questi moribondi, Henri Dunant assieme a Don Luigi Barsizza trasformarono Castiglione in un grande ospedale, il Duomo di Castiglione divenne un grande ospedale aperto, ma anche tutte le case private, i palazzi pubblici, le vie, ospitarono migliaia e migliaia e migliaia di feriti, di cui gravissimi moribondi, pensiamo come erano le guerre di allora, ecco. Certo. E lì praticamente è maturata l'idea della Croce Rossa. A seguito di questo, certo, Henri Dunant scrisse quel bel libro, Ricordo di Solferino, che fu poi tradotto e pubblicato, un po' letto in tutto il mondo, che commosse tutto il mondo, perché lui spiegò tutto quello che purtroppo aveva visto e lì è maturata l'idea della Croce Rossa. Croce Rossa che nasce davvero nel giro di pochissimi anni. Dopo, nel 1864, c'è stata la prima, Se fosse la Convenzione di Ginevra. La prima convenzione di Ginevra
a cui hanno aderito le prime 12 nazioni che hanno firmato un protocollo d'intesa per l'assistenza dei militari durante le guerre. A oggi gli paesi sono 186, sparsi in tutto il mondo, con circa 100 milioni di soci pionieri Croce Rossa attivi che gestiscono questo grandissimo progetto. Tra Croce Rossa e ricordiamo che la Mezzaluna Rossa, che riguarda tutta l'area dei paesi musulmani. Paesi musulmani, certamente. Per cui voi il 3 aprile avete scelto proprio di andare a visitare questo museo. Ci vuole raccontare come si svolgerà questa giornata? Abbiamo chiesto la collaborazione del Comune di Castiglione, che è stata subito a braccia aperte, perché devo dire che comunque quando arriva il touring troviamo sempre tanta collaborazione. Questo va dato atto a tutte le istituzioni pubbliche con le quali operiamo. La giornata praticamente, noi avremo dei gazebo in Piazza Dall'O, che è nel centro storico di Castiglione, accoglieremo i nostri soci che arriveranno già prenotati in gruppi, li porteremo a visitare il Museo della Croce Rossa, che è l'unico museo esistente che c'è, che è stato fondato e aperto nel 1859, l'anno del centenario. Cento anni dopo, 1959, i fatti delle battaglie. Poi li porteremo attraverso visitare il paese, la Casa Museo Bondoni Pastorio, dove Henri Dunant fu ospitato, dove visse e dove si trovano cimeli e ricordi di Henri Dunant e del periodo dell'epoca. E in ultimo, come appendice, andremo a vedere una chicca, che è il Museo Aloisiano nel Collegio delle Vergini di Gesù, perché ricordiamo che a Castiglione è nato Luigi, il figlio di Ferrante Gonzaga, che è diventato poi San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù. A Castiglione c'è il santuario di San Luigi e c'è questo museo che lo ricorda, un museo molto bello. E quindi diciamo in questo caso torniamo un po' indietro nel tempo, ma restiamo però a ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia, anche perché il touring lo sta facendo in tanti modi. Certo. E allora andiamo a vedere per esempio cosa sta accadendo in questi mercoledì a Milano. I mercoledì del Touring 2011 sono tutti dedicati ai 150 anni dell'Italia. Sai, il Touring è figlio dell'Unità d'Italia, perché è nato 30 anni dopo e il primo obiettivo è stato quello di far conoscere l'Italia agli italiani, quindi ci sentiamo coinvolti, senza enfasi, senza retorica, senza farne un mito, ma insomma, secondo noi i 150 anni di Unità d'Italia sono una cosa importante, sulla quale riflettere, non solo da celebrare. E allora abbiamo ritenuto di fare queste 10 puntate, diciamo, dedicandole ad argomenti in parte precedenti, in qualche modo, all'unità, in parte coincidenti o successivi, perché noi, così abbiamo intitolato questa rassegna e anche il volume che abbiamo messo, che abbiamo distribuito, prodotto e distribuito per tutti i soci, Italia unita e diversa, essendo per noi la diversità un valore, non un elemento di discussione. Vogliamo dare qualche appuntamento ai milanesi e non solo milanesi, ai lombardi soci Touring per i prossimi mercoledì? Sì, volentieri, siamo più o meno a metà del cammino. Le prossime volte parleremo dell'architettura spontanea, cioè di quella che prima del cemento armato erano le tipicità locali di abitare, di costruire, eccetera, eccetera. Parleremo del cammino percorso dall'industria, dalla manifattura fino all'industria. Parleremo della musica, in particolare della musica popolare, del canto popolare che ha accompagnato tutti gli eventi prima e dopo e durante il risorgimento dell'Unità d'Italia. E alla fine ci siamo permessi di dedicare una puntata al Touring e alla sua storia, perché dal 1894 in poi ha lavorato in questo campo. Infatti ce lo ricordava anche Adriano Agnati, sì, che il Touring è stato in prima fila in questa avventura. E sono quindi molti i modi per celebrare questi 150 anni. Uno è quello di andare il 3 aprile a Mantova, aderire a questa vostra iniziativa, a questa tappa della penisola del tesoro. Lo possono fare i soci, i simpatizzanti. E come si fa per iscriversi a questa giornata?
Si va sul vostro sito? Basta telefonare al Pronto Touring, il telefono che ci ha indicato sulla rubrica, sulla rivista, certo. O al Punto Touring di Mantova. Lì verranno raccolte tutte le prenotazioni. In genere, dati i numeri elevati che ci troviamo a gestire, vengono già preparati dei gruppi per cui ogni socio viene chiamato a presentarsi al nostro gazebo più o meno all'ora in cui ci sarà organizzata la visita. E, lì e poi voi li accompagnerete? Li accompagneremo. Il comune di Castiglione ha preparato che dei volontari che accompagneranno i gruppi per il paese, perché i monumenti sono un po' sparsi, per cui bisognerà un po' e poi accompagnare i gruppi. Ricordiamo anche che queste sono anche grandi occasioni di socializzazione. Sì. Cioè, ai soci piace stare insieme. Certo, poi sono sempre molto puntuali, molto precisi, esigenti da una parte, ma danno anche tante soddisfazioni. Per cui insomma si prepara ad essere una bella, esatto, una sì, bella sì. giornata. Esatto, Castiglione, poi quel giorno lì ci sarà Castiglione in fiore, l'hanno fatto coincidere apposta la nostra manifestazione per dare un'immagine anche più bella del paese in quella domenica lì, per cui ci sarà infiorata tutta la cittadina e ci sarà anche insomma un bel modo di presentarsi, insomma, è una bellissima turisticamente occasione. Diciamo di qualità. Esatto. Tra l'altro voi a Castiglione come Touring di Mantova siete presenti perché per quella meritoria opera dell'Aperti per voi. C'è una basilica molto bella, che è la Basilica di Santa Barbara, di Santa Barbara, che vediamo nelle immagini. E anche qui, in questi giorni, riaprirete la basilica. Sì. E il 9 aprile ci sarà però un concerto straordinario, sì, chiamiamolo sì. così. Il 3 aprile, per il quarto anno, riprendono le aperture alle visite turistiche della Basilica Palatina di Santa Barbara, nei fine settimana, sabato e la domenica, che si protrarranno per tutto l'anno fino a circa ottobre-novembre. Volevamo fare un concerto di apertura per sottolineare l'evento, abbiamo evitato il 3 aprile per motivi proprio organizzativi, e il 9, il sabato successivo, faremo questo concerto di apertura all'interno della chiesa. È un concerto particolare. In questa chiesa noi c'è vediamo questo bellissimo sì, organo, in questa chiesa c'è un bellissimo organo Antegnati autentico che è stato completamente restaurato negli anni 89-90 e faremo un concerto un po' diverso. Qui vengono a suonare grandi musicisti da tutto il mondo in questa chiesa, sia per l'importanza dell'organo, sia per la straordinaria acustica che ha questa chiesa, che ha un'acustica perfetta. Ma noi vogliamo fare qualcosa di diverso, che ha un taglio divulgativo e di conoscenza, cioè vogliamo far conoscere l'organo ai profani, chiamiamoli così. Sì, perché è una macchina, cioè uno strumento molto complicato. Complicato, che sempre poi là in alto, abbastanza misterioso, inaccessibile. Ha un suono meraviglioso. E non si sa bene cosa succede. Cosa succede. Per cui noi attrezzeremo tutta l'area in alto con delle telecamere, metteremo un mega schermo nella navata della chiesa, e mentre il maestro Matteo Galli, che è il maestro organista che ha preparato questo programma ad hoc, lui suonerà, riprenderemo l'organo nei dettagli, davanti, dietro, dove si muovono i meccanismi, e lui spiegherà anche, credo, perché io non l'ho mai visto, ma vedo che lui spiegherà cosa succede quando schiaccia questo, certo, i vari registi, i timbri, i mantici, insomma, è il tutto proiettato su un mega schermo in tempo reale, per cui sarà una cosa concerto straordinario, divulgativo, didattico. Cercherò di coinvolgere anche delle scuole, perché lo voglio fortemente indirizzato anche e soprattutto ai giovani. Io la ringrazio tantissimo di averci presentato tutte io ringraziarla per questa opportunità. Iniziative e naturalmente però continuano le visite anche nelle altre province lombarde a cura dei tanti consoli, e noi vediamo un assaggio e ci rivediamo dopo la pubblicità. Grazie ancora per essere stato qui. Al mese di marzo, esattamente il 19 San Giuseppe, avremo un'escursione in Milano e visiteremo con la nostra guida la chiesa di San Simpliciano con i suoi chiostri, e poi andremo a Santa Maria Incoronata facendo tutto il corso Garibaldi per vedere un angolino di Milano magari ancora un po' nascosto al turismo di massa. Vi portiamo come Corpo Consolare Lodigiano alla scoperta dell'architettura settecentesca del nord Italia. Infatti abbiamo tre appuntamenti che costituiscono tutti e tre un filo rosso dell'architettura settecentesca, che partono da Lodi il 27
7 di marzo, con una visita appunto a tutti i cantieri, architettonici della città, proprio perché il Settecento a Lodi è stato un secolo veramente molto interessante. Poi questo filo rosso prosegue a Torino il 15 di maggio e a Bologna il 12 di giugno. Continuano in marzo le visite ai palazzi della città. Il palazzo che visiteremo il 26, un sabato mattina, è Palazzo Mina Bolzesi. È nel cuore della città, un palazzo neoclassico con una bella, diciamo, vista sul centro di Cremona e un giardino storico molto importante. Visiteremo gli appartamenti del piano nobile e saremo accompagnati da una storica dell'arte cremonese.